Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Qui è Roberto che vi parla e quest'oggi vi porto una lista Sprite. Questa è la lista in questione, l'abbiamo giocata ieri sera in live e devo dire che ha dato dei grossi risultati, nonostante il mazzo è totalmente nuovo per me e non avevo alcuna idea di come approcciarmi a questo mazzo, ma devo dire che ha dato dei grossi risultati. E io consiglio questa lista che sta tenendo in questo momento per rankare perché è assolutamente forte. Ma detto ciò, vediamo generalmente com'è che funziona questo mazzo. È molto semplice, generalmente noi partiamo con la carta magia, quando ce l'abbiamo in mano, per evocare specialmente lo sprite blu. Gli sprite abbiamo due categorie, quelli blu e quelli rossi. Quelli blu sono, come ho detto prima, sprite blu e sprite oggetto, mentre gli sprite rossi sono sprite rosa e sprite carota, e sono quelli che ci permettono di negare un qualcosa al nostro avversario, che può essere una carta magia, una carta trappola, oppure l'effetto di un mostro. Tutti i mostri sprite attivano il loro effetto quando vengono evocati specialmente, quindi è importante che noi li evochiamo specialmente quando noi controlliamo già un mostro di livello 2 sul campo. Qualora noi non abbiamo nessun mostro di livello 2 da poter mettere sul campo, partiamo con la carta magia. Quindi, come detto prima, carta magia, sprite blu ci fa aggiungere qualsiasi sprite alla mano, poi prendiamo lo sprite oggetto che ci fa aggiungere qualsiasi magia o trappola alla mano. In questo caso noi andiamo ad aggiungere sprite distruttori, che è una nostra interruzione che ne vogliamo nella nostra board finale. Dopodiché, le nostre combo possono variare da questo punto in base alle carte che abbiamo in mano e a quello che noi stiamo affrontando. Quindi, generalmente posso andare di gigantesco sprite quando io vado per primo, perché permette, una volta risolto il suo effetto, di bloccare l'evocazione di entrambi i giocatori in mostri che siano di livello rango o Link 2. Quindi, se voi andate per primo, per esempio, non potete evocare Zeus. Ma comunque questa carta vi protegge dal Nibiru e delle trappole, carte, delle trappole a mano, come per esempio Gamma. E detto ciò, da questo punto lui ci permette di evocare specialmente un altro pezzo e di continuare le nostre combo. Da qui possiamo tranquillamente evocare lo sprite elfo. L'elfo an anche lui ci fa risorgere dal cimitero un mostro e ce lo rimette sul campo. Questo è un effetto rapido e quindi si può adattare meglio alle giocate che l'avversario fa. E non solo, posso cattivarlo anche durante il turno dell'avversario. Quindi posso evocare una volta durante il mio turno, poi quando passo e tocca all'avversario lo farò una seconda volta. Poi abbiamo degli estensori in questo mazzo. Gli estensori abbiamo la rana scambio e il Ronin Totin, che è l'estensore più forte che noi abbiamo per questo mazzo, che ci permette di evocare il Ronin 2 o 3 volte nello stesso turno. Poi abbiamo le carte agili come estensore, abbiamo per esempio l'agile castoro o l'agile pescatore, va anche bene. E poi il resto sono delle carte trappola che noi vogliamo, trappola a mano, che noi vogliamo adattare in base alla situazione. Per esempio, a me piace molto il PSI, ci può stare giocare il dissipatore d'effetto. Se trovate ancora dei matematici, ci può stare bene la maniera, la bella del maniero, Ghost Bell, poi comunque carte trap, poi comunque vogliamo cadere il nostro richiamo dalla tomba per negare il max HP e la feritura. Vediamo il designatore, perché io ho sia una PSI che un dissipatore, che l'impermanenza, che il Nibiru, quindi ho una grossa varietà di carte che posso negare al mio avversario. Poi max HP e feritura in triplice copia è quasi d'obbligo, stessa cosa per il Nibiru, che comunque serve in certi matchup. L'impermanenza è sicuramente forte, e poi il resto delle carte le ho adattate in base a quello che trovavo io in classificata. Anche qui l'ultima carta che mi dimenticavo è la giara della prosperità, che ci può stare perché certe volte vi può capitare la situazione in cui vi manca
un estensore o mi manca una pescata, e allora questa carta è perfetta perché non, è difficile che noi riusciamo l'intero extra deck in una sola partita, quindi posso bandire 3 o 6 carte e andare dritto. Come mosse nell'extra deck, numero 65 è una negazione. Cavalleria dal cielo ci permette di evocare il Geos molto facilmente. In più, bandisce un mostro con cui ha combattuto e non può essere distrutto in battaglia. Numero 29 è l'Ixyz, che si è rivelato molto forte perché vi permette di evocare un mostro dal cimitero e fare quindi combo con la mascherena, per esempio. Abbiamo Loni Bimaru che ci permette di resistere un turno in più. Poi c'è Maga Pasticciona e Zeus, anch'essi molto forti. Salamagna Almiral per sbloccare la situazione. IP Mascherena perché fa parte del nostro endboard, sia di turno 1, quando noi andiamo ad attivare lui, perché non possiamo più fare evocazioni in lingue superiori. Poi ci ha messo Dark, anche lui per lo stesso motivo. Se non per lo stesso motivo, però gli diciamo che nel mirror match permette di rubare una carta all'avversario dal suo cimitero. E generalmente voglio rubare nel mirror lo spettro blu del mio avversario. Doppio sprite elfo, quasi d'obbligo, anche lui va in doppia copia. Unicorno e Apollosa, anche se qui ci starebbe bene Auram, come Abram. Max, ecco qui, il mech cavaliere avrà Max perché è veramente forte e permette non solo che voi lo evocate con la mascherina, quindi è indistruttibile, ma poi non può essere resetto come avversario, non può essere levato dalla battle in battaglia, non può essere distrutto e quindi generalmente è un bel blocco che voi mettete al vostro avversario. Detto ciò, andiamo subito in partita. Queste partite che vi farò vedere le abbiamo registrate. No, registrate, ma l'abbiamo fatta in live ieri sera, quindi vi ricordo di passare sul nostro canale Twitch e niente, quest'oggi stiamo farfugliando un casino. Prima partita di oggi, abbiamo una bella mano iniziale, noi andiamo per turno 1, purtroppo non abbiamo una giocata possibile, una classica giocata che noi vogliamo avere, quindi evocazione normale di un mostro di livello 2 e poi evochiamo spesa i nostri sprite per poter partire con i link e cose, un po' come la combo che ho spiegato prima. Però diciamo che non ce l'abbiamo e quindi abbiamo faticato praticamente in questa partita perché non partendo e non avendo una mano buona, le giocate sono più difficili e quindi bisogna stare più attenti a quello che si fa. L'avversario è un mazzo Frufal. A questo punto io decido di usare il mio Max C per poter avere le risorse necessarie per poter giocare il prossimo turno, qualora io ci arrivo. Siccome ho attivato i PSI Gamma, quindi ho già due blocchi sul terreno, ok? Anche se hanno 0 di difesa, però bloccano due attacchi al mio avversario. Poi ho l'impermanenza che negherà un effetto del suo mostro fusione che evocherà più avanti. Io in questo momento stavo tenendo da parte l'impermanenza per poter negare il tigre pelliccia spavento. Ok, qui andiamo ora un pochettino più veloce perché il Frufal in questione ha fatto tante, ma tante evocazioni speciali qui. E mi ha fatto pescare parecchie carte. Ora, quando uno prende la Maxi Challenge, dovrebbe avere quantomeno una negazione per il Nibiru, se no non ha molto senso. Quindi cosa succede? Che lui ha preso la Maxi Challenge, mi ha fatto pescare un sacco di carte, e ora ci becca un bel Nibiru in faccia e non ha come negare il Nibiru. Ora, la cosa interessante è che qui lui riesce a ripartire grazie all'effetto dell'Araldo che evoca una piovra Frufal e da qui lui riesce a ripartire totalmente. Io qui mi stavo preoccupando. Non solo, c'è anche nel cimitero un mostro che a me fa molta paura. Qui, eccolo qui. Il Trias Hierarca, quindi io stavo tenendo la fioritura qualora lui cattivasse questo Hierarca. L'ho attivato e io ho negato la sua giocata. Quindi
Quindi questo è, diciamo, cosa fare quando la mano non è proprio eccezionale, ma adesso andiamo in una partita dove vi posso far vedere molto meglio le combo da fare con questo mano. Ok, questa è la nostra mano iniziale, questa volta vedete che ho già un mosso di livello 2 da poter evocare, più lo spike getto per poter fare le mie combo. Vado anche di... vado secondo, quindi non abbiamo alcun problema, possiamo cercare di OTKare il nostro avversario. Qui evoca Link e io aspetto ad usare il Max Chi e ho fatto bene. Ora, in questa partita ci ha aiutato Surra in chat, quindi ci ha aiutato con le giocate che dovevamo fare e lo ringraziamo nuovamente. E detto ciò, abbiamo l'Agile Castoro che evoca specialmente dal mazzo un altro Agile, quindi due mostri. Sovrapposizione e andiamo di Exvius Sprite. L'effetto si risolve, quindi non può evocare più Nibiru. In più evoco dal mazzo il Rana Scambio. Rana Scambio manda al cimitero il Ronin Todi, che mi piace chiamarlo così, che è bellino. Spite getto e aggiungo i distruttori per poter levare una carta dell'avversario. Qui ci ha detto di evocare l'elfo. Elfo ora, anche se lascerà il terreno a causa di questa carta, l'effetto si risolverà lo stesso. Quindi bandisco, cioè, volevo dire che l'effetto non si risolverà. Vabbè, come perché è stato negato. Comunque, bandisco il mio Xyz per levare l'unico link che aveva il mio avversario. Così facendo, di solito gli Sky Strikers non hanno più mostri sul terreno, devono avere almeno un modo per rimetterlo per poter continuare il loro giro di Link. Quindi se io gli levo l'unico Link che loro hanno, loro hanno più difficoltà a ripartire. Infatti vediamo ora cos'è che farà lui. Fortunato ad avere il mostro con cui partire, fortunato anche qui ad avere il Max Chi e avere una pescata addizionale durante il suo turno, che è molto comodo. Ok, qui va di Link. Io vado di Max Chi per controbattere Ishe Link e lui qua usa il richiamo dalla tomba che fino al prossimo turno il Max Chi è negato. Quindi staremo a vedere se anche il suo stesso Max Chi che ha giocato in questo turno verrà negato oppure no. Qui mi ha sorpreso letteralmente con questa giocata, cioè cambiare idea, una carta che fino all'altro ieri era bandita. Invece l'hanno ora spostata a 1 e abbiamo modo di vederla sul campo. E devo dire che è stata veramente fastidiosa come carta. Quindi, comunque, già sappiamo che generalmente è forte. Attiva l'effetto dello Sprite Elfo. Io glielo nego con l'impermanenza perché sennò mette un altro pezzo sul campo. Qui, già giusta da parte sua, manda l'elfo al cimitero. Quindi, qual è il miglior modo per mandarlo al cimitero? Se no, evocando il Ninjitsu. Anche perché se lui non mandava al cimitero il mio Sprite Elfo, mi ritornava alla end phase sotto il mio controllo, come dice questa carta qui. Ok, bandisce distrugge una sua carta e distrugge una mia carta. Qui può andare tranquillamente a farmi 2500 faccia. Ok, end phase, e qui è la parte dove ci hanno aiutato di più perché ora. La cosa importante in questo match è cercare di sfruttare l'effetto del Ronin il più possibile. Qui l'avversario sbaglia, attiva il Max Chi pensando di farlo funzionare, ma siccome l'ho esaudito il richiamo dalla tomba il turno precedente, non funziona. Ok, sfruttiamo quindi, come ho detto prima, il Ronin più volte possibili. Evochiamo il Link Sprite Elfo. Sprite Elfo ora rimane lì, ma evoco il Ronin, attivo il suo effetto e lo rimetto sul campo, l'altra copia. Li uso entrambi per fare l'Ixis. Ora qui c'è stato un mezzo misplay perché io pensavo che, siccome questo mostro dice che se viene evocato usando un mostro Ixis, Link o Fusione di livello Synchro, se non sbaglio, di livello 2, lui raddoppia il suo attacco originale, quindi in questo caso l'ho fatto con due mossi, pensavo fosse un simile 4, invece no, siccome
Il mostro Link è 1 e allora raddoppia solo una volta. Se fosse stato un mostro Link e un mostro Xyz, oppure un Link e un Sync, o comunque devono essere lievi e diversi, sarebbe funzionato meglio. Ora impostiamo la nostra board. Evocazione Xyz del Cavaliere Cielo, perché qui voglio eliminare lui con il mio gigantesco sprite. Andare tutto dritto con i danni. Qualora rimanesse vivo in qualche modo sconosciuto, sprite Giampillo, evoco specialmente in attacco e chiudo la partita. E se lui, fortunatissimo, rimaneva ancora in vita, potevo tranquillamente pensare di fare l'Xyz numero 65 per negare i suoi effetti. Ok, partita vinta. Questo era il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, invito a lasciare un mi piace, commentare e iscrivervi al canale. Se ancora non l'avete fatto, noi ci vediamo in un nuovo video sul canale. Quindi attivate la campanella così non ve lo perdete, perché sto portando tutti gli archetipi nuovi che ci sono al momento. Comunque, tutti gli archetipi che riesco a portare. Ciao a tutti!